Buongiorno ragazzi, buongiorno. Domenica calcistica, la Fiorentina non gioca, la recupererà il 14 febbraio. Oggi parliamo un attimo di questa situazione imbarazzante del calciomercato. Non so quanto durerà questo video, ragazzi, perché ci sta che poi si dilunghi molto, perché poi io mi faccio prendere dall'enfasi e tutto, però cercherò di essere breve e conciso. Prima di tutto, ovviamente, vi invito a far crescere ancora questo canale se avete piacere, quindi a iscrivervi a Mister Viola. Qua cliccate, iscrivetevi, campanella se avete piacere, i like. In descrizione vi lascio Instagram e Facebook se mi avete piacere di seguirmi anche sugli altri miei due social. Lascio anche il link degli amici di Space Viola. E come sempre, ragazzi, vi chiedo di condividere questo video con tutti i vostri amici e tifosi Viola e ovviamente di commentare. Voglio sapere da voi questa. Voi commentate questa situazione di questo calciomercato che è assurdo. Io ho scelto in copertina, ovviamente, i due giocatori più chiacchierati, più desiderati dall'ambiente fiorentina, che sono Ruben Vargas e Brian Rodriguez. E ovviamente ho scritto imbarazzo totale. Perché questo? Perché praticamente, ragazzi, dopo aver fatto una figuraccia in quel di Riyadh per espandere il marchio, dopo essere stati presi per il culo dal giornalista noto tifoso juventino che gli ha chiesto a Barone se nel calcio avesse avuto esperienza, e Barone come un pesce lesso ci è cascato in pieno, perché un altro che avesse, ha detto: guarda, io penso di dimostrare. Ma a parte, co cosa volete che risponda uno che dice che ha gestito il Cosmos? Cioè, quindi, lasciamo perdere. Ma ovviamente la società è sparita, è sparita. Io ero sempre abituato a vederli intervistati, no? Chiacchierare qui, chiacchierare di là. Invece la società è sparita, consapevole di aver spaccato la città, nel senso, c'è chi sta con l'italiano, c'è chi non sta con l'italiano, c'è chi sta con il sindaco, c'è chi sta con la società fiorentina, perché in quest'ultimo periodo siamo stati più attenti a fare politica sullo stadio, di votare, tanto non serve a nulla. Quindi, diciamo, penso che a un certo punto adesso io dovrebbero farsi un attimino un bagnetto di umiltà e dire: aspetta, siamo una società di calcio, parliamo di calcio, facciamo bene il calcio. Allora, una società di calcio seria fa programmazione, lo fa per agosto, lo fa per gennaio. Perché questo? Perché il calcio ovviamente a volte ti offre delle opportunità, ma ti offre anche delle complicazioni. Quindi quando inizia il campionato di Serie A, tu cominci già a vedere un po' le squadre, a vedere quei giocatori, a vedere un po' di cose, a fare programmazione per arrivare pronto in un momento in cui c'è un bisogno di necessità. Io penso che su Icone sia un anno e mezzo che diciamo che è un giocatore che probabilmente farebbe bene ad andare. E io sono uno di quelli che l'ha difeso sempre, ragazzi. Poi adesso non è più difendibile, ormai da 3 settimane a questa parte non è più difendibile. Io, sia chiaro, non voglio dare tutte le colpe alla società e non sto qui a parlare ovviamente della Supercoppa italiana, perché secondo me le colpe ce l'ha anche Vincenzo Italiano. Ho fatto un video riguardo a questo. Penso sia stata anche una sconfitta un po' provocatoria da Vincenzo Italiano, che ha rimesso in campo la stessa squadra vista contro l'Udinese a discapito di Arthur. Quindi, per dire, non mi avete fatto nulla, non mi avete comprato nulla, questi sono. Addirittura metto un Nzola esterno, brava società che è intervenuta sul mercato dal 1 gennaio al 15, al 16 che si giocava, al 18 che si giocava. Oggi siamo al 21 gennaio. La Fiorentina per adesso ha fatto un acquisto in prestito Faraoni, per il resto tutto tace, tutto fermo, con un Brecalo che è con le valigie in mano da 3 settimane, con un Ikoné che non sa nemmeno più se presentarsi in città o meno. Quindi voglio dire, una società che penso che questa situazione lo sappia almeno da 3-4 mesi, io credo questo, no? Uno fa proprio un po' di programmazione. Ma cari miei, ma se ci si presenta con delle trattative forzate che stanno diventando lunghissime per Ruben Vargas e Brian Rodriguez, ragazzi, vuol dire che probabilmente non sapete fare il vostro lavoro, o probabilmente vi siete grattati i cosiddetti fino a 2 settimane fa. Perché se tu mi dici che adesso serve Ruben Vargas e Brian Rodriguez, che sono due cloni, due doppioni di gente che vogliamo mandar via, allora, ragazzi, vuol dire o che noi non capiamo un cazzo di calcio, o veramente lì c'è gente che non sa fare il suo lavoro. Italiano ha fatto un identikit molto preciso: a gennaio non si possono prendere calciatori che non conoscono il calcio italiano, non si possono prendere calciatori che non sono pronti subito fisicamente, non si possono prendere calciatori che non sono funzionali al nostro bisogno, e quindi serve gente italiana o gente che conosca il calcio italiano, che sia fisicamente integra, ma soprattutto che abbia una cosa, un po' di vizio del gol. È ovvio che a gennaio i Goleador non te li vendono, ci mancherebbe altro, ma che ti possono comunque aiutare, che ce l'hanno nelle corde.
Tu mi vai a insistere su Ruben Vargas, giocatore dell'Augsburg, giocatore nazionale svizzero, per l'amor di Dio, giocatore che è stato premiato come giocatore più veloce, ma c'è un piccolo problema. Non fa gol, non segna, non ha il vizio del gol. A noi ci manca il gol. A noi ci mancano i gol degli esterni. Perché sui 5 esterni che abbiamo, tolto Nico Gonzalez, abbiamo Kwame. A volte sì, a volte no, a volte si scarta da solo. Sottil, per l'amor di Dio, che entri o non entri, non incide mai. E Brecoli con E, non credo che debba chiacchierare del molto, ragazzi. Su 5 esterni, 4 paradossalmente, li potresti mandare tutti via. To 3, salviamo Kwame. Ma 3, fu, via. Domani mattina, fu, via. E tu mi vai a insistere per Ruben Vargas. Vabbè, insisti con Ruben Vargas, ma prendilo. Prendilo, perché lo devi far allenare, gli devi far capire i concetti di gioco. Se è questo quello che vuoi, prendilo. Ma non puoi portare avanti una trattativa in questa maniera: prima 5, poi 6, poi 7. No, voglio 10. No, ma io più di 7 non ti do. Ma allora ti do il bonus. Ma aspetta un attimino. Allora vado, vidro su altro. Poi torno su Ruben Vargas. C'ho il sì del calciatore. Oh, piglialo. Non stai comprando Bellingham. Prendilo. Non può essere così difficile. Non può essere così difficile arrivare a Ruben Vargas. Se diventa difficile arrivare a Ruben Vargas, ma chi c'è a capo del calciomercato della Fiorentina? Degli incompetenti! Aspetta, non siamo contenti, perché poi si parla di Brian Rodriguez. Ma chi è? Chi è? Uruguayano. Club Almeria. Non fa gol, non segna. Non è un giocatore che ha nelle corde il gol. Ma aspetta, oltre il danno, l'eventuale beffa. Perché è infortunato. Dal 29 ottobre che non gioca. Ha avuto un infortunio abbastanza anche serio al ginocchio con interessamento del legamento. Ha fatto 3 minuti nell'ultimo scampolo di partita. Cioè, mi vai a prendere un calciatore uruguaiano che gioca nel Club Almeria. Non conosce il Serie A, non conosce l'italiano, non fa gol e in più viene da un infortunio. Uno mi dirà: oh, è l'identikit preciso per la Fiorentina, abbattuta. Ma cosa mi servono questi due calciatori? A cosa mi servono? Me lo dovete spiegare. Qui c'è un imbarazzo totale e perdonatemi, qui c'è negligenza. Qui c'è negligenza. Qui, ragazzi, non si sa fare il proprio lavoro. Non si sa fare il proprio lavoro. E chiudo questo video dicendovi una cosa: che Italiano sicuramente ha le sue colpe, perché un tecnico deve essere anche trasformista, pragmatico. Io mi sarei presentato con una difesa a 3, un centrocampo a 5 e 2 attaccanti da subito contro il Napoli, ma in generale mi presenterei così, perché io direi: benissimo, non c'ho gli esterni, bene, gioco 3-5-2, faccio terzini tutta fascia, visto che comunque c'hai Kayode e Faraoni e c'hai Parisi e Biraghi e li puoi alternare in difesa Ranieri, Milenkovic e Quarta, e in attacco ti giochi subito Beltram, Nunzola. Basta, il metti lì, se si fa bene si fa bene, se non si fa bene non si fa bene. Non ho più esterni, gioco con questo modulo che non è il mio modulo, ma non posso fare altrimenti. Quindi un italiano, un tecnico può fare anche questo. Nella gestione dei calci rigore, qui è colpa di Italiano, è colpa del tecnico, è colpa del capitano che non si sappia dare dei tagli. Oh, che stai facendo? Ridagli il pallone, è lui il rigorista, e cominciamo a stare ognuno al proprio posto. Questo deve fare un tecnico e il capitano. Quindi qui c'è sicuramente anche un po' di anarchia, che questa cosa di intercambiare in continuazione non è proprio tutta sta gioia. Però sicuramente è una squadra lasciata da sola, non sostenuta dalla società. Le idee del tecnico, magari ha detto: ci hai chiesto un Zolati, si è preso e hai fatto danni, adesso ti piglio il calciatore che voglio, va bene, ma è sotto gli occhi di tutto che Ruben Vargas e Brian Rodriguez non ti possono risolvere i problemi di questa Fiorentina, che sono grandi e grossi, ragazzi, grandi e grossi. E segna più Jovic nel Milan, ragazzi, e segna più Cabral nel Benfica, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro. Chiudo dicendo che probabilmente, questo è il mio pensiero, e rispondo anche un po' a chi mi scrive: è un po' che sei sempre a criticare, tifoso da divano, vieni in curva a sostenere la squadra.
Dico soltanto una cosa, che io il tifoso a divano non lo faccio, lo faccio purtroppo e molto spesso lo faccio anche di corsa, perché purtroppo io svolgo un lavoro che mi riempie totalmente le giornate, a volte anche settimane intere. Quando gli altri si divertono, io lavoro. Al di là del calcio, non siamo tutti fortunati a lavorare da lunedì a venerdì avendo il weekend libero, ok? Quindi io anche per fare questo video a volte mi ritaglio degli scampoli di giornata libera o magari prima di andare al lavoro per realizzare dei video e continuare a dare la mia passione in qualche modo qua su YouTube e a condividerla con chi ha piacere di seguirmi. Che poi mi possono seguire o non seguire, possono essere d'accordo con me o non d'accordo con me, ok? Quindi prima di scrivere determinate cose bisognerebbe un attimino documentarsi, perché io per anni ho fatto il tifoso in curva a Fiesole, per anni sono stato anche nel collettivo del Sette Bello, quindi prima di chiacchierare a me tifoso a divano bisognerebbe conoscermi. Ma non è una polemica, è una precisazione. Detto questo, io esprimo la mia opinione non demolendo, ma criticando in maniera costruttiva, dicendo che questi due calciatori non servono a niente, se dietro c'è una programmazione sbagliata, forse non c'è proprio programmazione. Perché? Perché secondo me questa società, se non fanno le cose come vogliono loro, e parlo di questione stadio, fanno le ripicche in campo. Non mi fai fare lo stadio? Non vado in Champions. Ho la possibilità quest'anno di andare in Champions? Non lo so. Per come si è messo il campionato? Penso di sì. Perché se avessimo avuto una squadra più competitiva, i due punti persi col Frosinone non li perdevi. I tre punti persi con l'Empoli non li perdevi, i tre punti persi col Sassuolo non li perdevi, i due punti persi con l'Udinese non li perdevi, e potrei andare avanti, Lecce e compagnia bella, non li perdevi. Questa squadra aveva almeno 10 punti in più, e dite voi dove era la Fiorentina adesso con 10 punti in più. Quindi io penso che questa società non voglia fare quel passo che ti porterebbe ad andare in Champions. Perché? Perché ciò significherebbe che la Fiorentina non è consapevole dove giocherà nei prossimi 2 anni. Andremo al Padova, che poi tra l'altro la Lega ha dato anche l'ok per il Padova, ha detto ok, fate quei lavori, va benissimo, adeguate l'impianto e la Fiorentina va a giocare lì per 2-3 mesi, quello che sarà. Siamo lì accanto, rimane a Firenze, rimane a Campo di Marte, intanto i lavori vanno avanti con lo stadio, punto e basta. A un certo punto bisogna anche fare un passo indietro e pensare alla squadra. Ma siccome questo è quello che sta succedendo, a questa è la mia opinione, credo che la società non voglia investire così tanto per provare a puntare alla Champions, perché dice se punto alla Champions poi mi tocca spendere 100 milioni il prossimo anno di calciomercato, perché la rosa che abbiamo ad oggi non è adeguata per fare la Champions League, per fare un campionato e per fare la Coppa Italia. Sanculo, che ci ha guardato fino all'altro ieri, ha detto signori ma avete consumato le chiappe, adesso tocca a voi. Forza Viola.